Che non siano più in buoni rapporti ormai è un dato di fatto, ma cos'è successo veramente tra Kanye West e Adidas? What do I get in the most trouble for? Telling the truth. So if I get in trouble for telling the truth, what are you being told all the rest of the time? Ciao a tutti ragazzi, qui al Before the Culture, bentornati nel mio canale. Oggi parliamo della storia di Ye, Adidas e Yeezy, analizzando il suo inizio ma soprattutto la fine. Come sempre, prima di cominciare, mi raccomando, soprattutto per i nuovi, lasciate un mi piace, iscrivetevi al canale e nel caso in cui già lo foste attivate la campanellina così non vi perdete altri miei contenuti. Nel 2013, più nello specifico a novembre, il noto brand tedesco annunciò una collaborazione con il rapper di Chicago. In realtà, poco prima, Kanye West aveva interrotto il suo rapporto con Nike in quanto l'azienda statunitense si era rifiutata di pagare le royalties sulle vendite di Yeezy. Michael Jordan got 5%, that business is 2 billion, he makes $100 million a year off of 5% royalty. I said, I need some type of royalty. Nike told me, we can't give you a royalty because you're not a professional athlete. I told him, I go to the guard and play one on no one. A dirla tutta però, in quel periodo, Adidas non è che se la passava poi così bene. Nel 2013 le vendite dell'azienda nell'America del Nord diminuirono dell'1%, anno in cui il suo più grande competitor, vale a dire Nike, registrò un aumento dell'8%. Dopo molte anticipazioni, le due parti rilasciarono la loro prima sneaker a febbraio del 2015, la Yeezy Boost 750. Ma non è l'unica scarpa rilasciata quell'anno, perché viene droppato anche l'iconico modello 350 in più colorazioni, tra cui la Turtle Dove. Footwear News la nominò scarpa dell'anno. Nel 2016, invece, Yahoo Finance nominò Adidas business sportivo dell'anno, tenendo conto soprattutto della totale inversione di rotta, grazie soprattutto all'aiuto di Ye. Oltre Yeezy, in quell'anno il gigante tedesco rilasciò le Ultra Boost e le NMD, scarpe molto apprezzate dal pubblico. Visto che le cose andavano così bene, le due parti decisero di stipulare un nuovo accordo che li avrebbe legati fino al 2026. Nel 2017, invece, secondo NPD Group, Adidas divenne ufficialmente il secondo marchio di sneaker per quota di mercato, superando Jordan. Al primo posto, tuttavia, troviamo sempre Nike. Nel 2018, però, il loro rapporto iniziò piano piano a sgretolare. You hear about slavery for 400 years? For 400 years? That sounds like a choice. Like, you was there for 400 years and it's all of y'all? A maggio Kanye affermò che la schiavitù fu una scelta durante un'intervista con TMZ e ciò costrinse Casper Rorsted, ai tempi CEO di Adidas, a giustificare le parole del rapper. You know, we neither comment nor speculate on every single comment that our external creators, you know, are making. Kanye has been and is a very important part of our strategy and has been a, you know, fantastic creator. And that's where I'm going to leave it. I'm not going to comment on every comment that he or somebody else are making. Come se non bastasse, lo stesso anno Ye fece visita a Donald Trump alla Casa Bianca indossando un cappello con scritto Make America Great Again. Nel 2019, per la prima volta nella storia di Adidas e Yeezy, il fatturato dei loro prodotti superò il miliardo di dollari. Più precisamente parliamo di 1.3 miliardi. Ciò spinse Kanye a diventare lui stesso il direttore creativo di Yeezy. Pensate che nel 2016 aveva un debito di 53 milioni di dollari e appena 3 anni dopo ne guadagnò 150. Nel 2020 questo primato fu ulteriormente migliorato. Parliamo di 1,7 miliardi di dollari generati solo dagli acquisti di prodotti Yeezy. In questo periodo Kanye guadagnava circa 100 milioni all'anno solo grazie alle royalties di Adidas. Possiamo tranquillamente considerare questo momento come il prime moment di Yeezy. Pensate che nel 2021 le vendite nordamericane di Adidas incrementarono del 17%, arrivando a quota 5,1 miliardi di dollari. Lo stesso anno però Ye affrontò una battaglia legale per le sue Foam Runner. Rilasciate nell'estate del 2020, le scarpe Yeezy diventarono piuttosto gettonate. Con un prezzo di retail di $90, i reseller, quando potevano, ne compravano a decine per rivendere al doppio se non il triplo. Diverse catene decisero quindi di creare un modello simile da rivendere per un prezzo molto inferiore, parliamo di $20-30, creando così anche un bel danno all'azienda. E tra queste ci fu anche Walmart, che venne citata in giudizio da Kanye West, e poi le due parti trovarono un accordo che non è stato reso pubblico. Nel 2022 i rapporti tra Kanye West e Adidas si inclinarono del tutto. La compagnia tedesca rilasciò le Adilet Slide, un modello di ciabatte, secondo Kanye, troppo simili alle sue Yeezy Slide. Ma il giorno in cui il loro rapporto terminò ufficialmente di esistere è il 25 ottobre, e ciò avvenne in seguito a diverse affermazioni controverse fatte da Kanye West. In quel periodo infatti fu visto indossare una maglietta con scritto White Lives Matter, per non parlare delle sue frasi antisemite che fecero il giro del web in pochissimo tempo. So, the answer to why I wrote White Lives Matter on a shirt is because they do.
It's the obvious thing. Well, I see good things about Hitler also. Every human being has something of value that they brought to the table. Especially Hitler. Questa però non poteva trattarsi di una bella notizia per Adidas. Attraverso delle analisi, infatti, il brand stimò un calo dei profitti pari a 247 milioni di dollari l'anno. Nonostante il loro rapporto sia terminato del tutto, le due parti hanno problemi ancora oggi. Proprio negli ultimi giorni, infatti, Kanye West è stato sorpreso ad autografare dei vinili in Francia scrivendoci sopra "Fuck Adidas". We love you, Kanye. Questa invece è la denuncia che ha fatto su Instagram. Let me explain really clear to you guys what's happening with Adidas. It's not only are they putting out fake colorways that are non-approved, they're suing me for $250 million and they're also not paying me for these shoes that they're putting out that have my name on it. And they're using contract clauses and 50 years of business experience to rape an artist, one of y'all favorite artists, right in front of y'all in broad daylight. Nel frattempo, Ye ha lanciato la prima nuova linea di Yeezy, fissando il prezzo di tutto il merchandising a $20. Insomma, il tempo ci dirà chi tra le due parti avrà avuto la meglio, ma una cosa è certa, Adidas e Ye hanno fatto insieme la storia. Ed è un peccato che dopo 9 anni di collaborazione il loro rapporto sia terminato così. Se c'è una cosa di cui sono certo è che Kanye West ha perso da Adidas tanto quanto Adidas abbia perso da Kanye West. Credo di aver sintetizzato tutto al meglio, spero almeno di averlo fatto. Nel caso in cui fosse così, vi invito nuovamente a lasciare un mi piace, lasciatemi un commento. Se avete qualche idea per i prossimi video, voglio tornare un po' più attivo su YouTube, iscrivetevi al canale qualora non lo foste, se già lo siete attivate la campanellina, mi raccomando. Qui in descrizione trovate tutti i miei social, la pagina di For The Culture su TikTok, su Instagram, insomma trovate tutte le informazioni necessarie, e noi ci vediamo ad un prossimo video che spero sia presto.